Un saluto a tutti e benvenuti alla recensione della videocamera di sorveglianza IP da interno di GBH. Nella confezione troviamo la videocamera dotata di connessione Wi-Fi, connessione Ethernet, LED a infrarossi per la visione notturna, obiettivo grandangolare da 3,6 mm e la particolare funzione di questa telecamera è quella che ruota a 360 gradi, quindi ci consente di scegliere attraverso il nostro smartphone o il nostro PC l'inquadratura. È presente inoltre nella confezione un supporto da muro, un piccolo braccetto per eventualmente fissare, ecco, appunto a muro questo dispositivo. Registra immagini in HD a 720. È presente inoltre nella confezione un piccolo manuale di istruzioni abbastanza completo, purtroppo però soltanto in inglese. Il dispositivo è compatibile sia con Android che con iOS che con Windows, ed è veramente ricco di funzioni. Le dimensioni sono anche abbastanza contenute, l'antenna è una piccola antenna delle dimensioni classiche, esempio come quelle dei modem Wi-Fi. Sulla parte inferiore del dispositivo troviamo un pulsante reset per resettare alle impostazioni iniziali. L'utilizzo, devo dire che è abbastanza semplice, basterà scaricare dal sito del produttore o dal relativo App Store o Play Store a seconda del dispositivo che utilizziamo, l'app del produttore che si chiama Yousee, e quindi una volta effettuata la configurazione guidata possiamo scegliere diverse tipologie, possiamo scegliere in Wi-Fi, connessione cablata. Ho un altro tipo di connessione che si chiama Smart Link. Adesso vi faccio vedere sullo smartphone l'app vera e propria del dispositivo e le principali funzioni. Questa è l'interfaccia dell'app che vi si presenterà una volta effettuata l'associazione del dispositivo con una delle tre tipologie di connessione di cui vi parlavo prima. Vi basterà, una volta visualizzata l'ultima immagine del dispositivo, tappare su questa immagine e si entrerà nella funzione di immagine in real time. A questo punto, direttamente dall'app, possiamo scegliere se avviare una registrazione sullo smartphone, se scattare una fotografia o addirittura se utilizzare l'altoparlante della videocamera, perché la videocamera è dotata sia di altoparlante che di microfono per la registrazione ambientale, quindi possiamo scegliere se utilizzarla come viva voce, quindi parlare nello smartphone, e lo stesso audio sarà emesso dall'altoparlante della videocamera. Come vi dicevo, il dispositivo ruota a 360 gradi, quindi per spostare l'inquadratura ci basterà scorrere con il dito sullo schermo. Come potete vedere, la telecamera sta ruotando e possiamo scegliere a 360 gradi la nostra inquadratura. Quindi una funzione veramente molto importante. La telecamera, come potete vedere, è dotata anche di funzione notturna con ripresa in bianco e nero che si attiva automaticamente a seconda della luce presente nella stanza o nel luogo dove andremo ad utilizzarla, e le immagini sono veramente qualitative. Come dicevamo prima, è un 720 progressivo, quindi veramente di qualità. Oltre a queste funzioni, se andiamo nelle impostazioni, sono presenti anche delle funzioni aggiuntive come la funzione dell'allarme. Emette proprio un cicalino che può essere attivato a seguito del rilevamento di movimento nell'inquadratura della telecamera, e sono presenti anche delle altre funzioni. Può registrare, in quanto è dotata di un alloggiamento per scheda SD, dovrebbe supportare fino a 64 giga, e di conseguenza quindi non si limiterà soltanto alla visualizzazione da remoto, ma anche alla registrazione in locale sulla scheda SD. Globalmente è un dispositivo completo, la connessione Wi-Fi è molto stabile, la connessione cablata è eccezionale.
Le dimensioni, come vi dicevo, sono abbastanza ridotte e onestamente penso che a 35 euro sia un prodotto che valga la pena provare e che è veramente ricco di funzioni e ci consente con una spesa abbastanza ridotta di avere sia una telecamera con ripresa a 360 gradi che un dispositivo che ci consente di utilizzarlo come un piccolo allarme, come un viva voce e globalmente un prodotto di qualità. Vi ringrazio per avervi seguito e ci vediamo alla prossima recensione.